Salve a tutti, io sono DronGamer e bentornati su Spider-Man 2. Riprendiamo la quest nei panni di Venom, che si ritroverà ad affrontare Kraven in un epico scontro finale. Intanto la città si riempie di simbionti tramite il contagio dei cittadini, ma noi invece proviamo a completare la triste quest di Sandman. Buona visione! Finirai per farti ammazzare! Porca miseria! Non posso perdere anche te! Ah! Somebody save me! Oh, ok, mi sa che Kraven è da queste parti. Sta cercando la morte disperatamente quel tizio. Precipita! E giù morti anche in strada che si stavano godendo la musica. Vabbè, dettagli. Canaglia. Uscite, sciocchi! Casino! Guarda quanto non è dopato e pompato! Insegno io a prendere gli steroidi! Oh no! Ciao ragazzi, che fate di bello? Tutto qui quello che sai fare? Dammi, non sono neanche partito! Tutto qua il meglio che sai fare! Ma... aspetta, ok, ottimo! Prendiamo almeno quelli con lo scudo e il resto li attacchiamo in maniera... ehi, standard! Usi, era suo? Oh, wow! Che potenza incredibile! Aspetta! Ok, scusate, c'ho ancora vostro cugino qui. No, davvero, questa versione di Venom è devastante. È la volta buona che effettivamente Kraven incontra qualcuno che lo riesce a far fuori. Oh, e basta! Sono rotto le balle di farmi sparare contro. Ok, allora, andiamo ad eliminare velocemente questi. Ehi, ci hai provato? E ci sei anche morto? Ok, vediamo di raggiungere quelli perché sono un decennio. Sono ancora qua a prendere la legnate tutti. Dove vai? Dove vai? Un calcio in faccia non ce l'hai? Posto? Chi è il prossimo? Sopra? Whee! Ma chi sta scappando? Siete voi che state scappando? Scappando verso la morte. Aspetta, andiamo a attaccarli in maniera furbina. Pensavo di attaccarvi molto di più, ma non importa. Ok, lanciato di sotto. Anche tu vuoi giocare con lo zio Venom? Ci sono problemi. Ah, posto, ciao gente. Au! No. Che spalmato contro il cartellone. Ancora vivo? Chi manca? Da dove, signore? Avanti. Spammete. Con che velocità, ragazzi, devastante. Che vuole slinguazzarsi tutti. È l'uomo perfetto. Bastardo. Kraven. È arrapatissimo. Ah? Ma sei un pezzente. E lui lo aveva calcolato. Ovviamente. Un po' troppo intelligente. Ma no, sugli LCD. Ma sei un pezzente maledetto. Guardi, il mio avvocato la chiama domani mattina. Sei ancora vivo? Cosa che dubito. Caccia la miseria, quanto è grosso. Ma non aveva problemi col fuoco? Scusate? Ma la lore proprio così buttata nel cesso. Finalmente. Stasera si chiava. No, scusate. Ogni tanto mi parte via il family friendly. Ma insomma ci siamo capiti. Ok, vediamo un po' di capire il suo pattern di attacchi. Anche se molto probabilmente lo posso legnare in maniera standard. Tu a separarci. Ah sì, eccellente. Ok, signor Bars di colpo. Oh, wow. Molto resistente comunque. No, occhio. Ehi, hai provato. Oh, si è ripreso molto in fretta in effetti. No, tanti buono. Se io gli lascio le bombe a mano. Ehi. Un trionfo di sangue e fiamme. Tutto molto interessante. Oh, e basta. Hai rovinato tutto. Ferito i nostri amici. Ah, c'è comunque la parte di Harry. In effetti, che comunque è ancora predominante. Più o meno, nel suo comportamento. Comunque lui ne è influenzato. E non fa neanche troppi danni. E può ricaricare la barretta abbastanza velocemente. Aspetta. L'ho fatta. Ok, gliel'ho rispedito indietro in effetti. Perché il cazzo pesa? Molto deloso. Oh, ma cazzo, no, l'ho colpito. Aspetta. Ottimo. Vai, legnalo male. E vabbè. È impossibile che tu ti difenda. La fine di tutto. Sì, bravo. Fa il vichingo. E basta. Hai un attimino tanto rotti maroni. Mi curo intanto. Perfetto. Come fai a essere ancora vivo? Ira! Un inferno di violenza che mi ammanti di buio eterno. Un poeta praticamente, cioè anche un serial killer di massa. Ma comunque un poeta. Così fatta. Ok, prima parte del combattimento computational. Ciancicagli le mani alla faccia. Schifa. Ma che bastardo. Non c'ha paura di niente quest'uomo. Vabbè che non ha letteralmente nulla da perdere.
È troppa bava, è troppe lingue, onestamente. Scusa, c'hai un piedino nel fuoco? Ah, vabbè, dettagli. Sì, tu sarai la mia ultima caccia. Ho capito, l'hanno capito tutti, porca la miseria. Che cocchio da tenere regolata. Ok, lo pulizzo in un angolo. E tanti saluti. Oh, si è liberato? Si è liberato il fetentone. Aia. Fatto. Vuoi la morte? Arrenditi. No, lui vuol combattere, onestamente. Onesto, almeno, come ho detto, al punto di vita non ci può di niente. Willa! No, 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 che poi prendi gli attacchi quelli potenti. Vai, 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 vai. Non cederò alla debolezza. Willa! Morirò! Ruggenda! Ruttando? Ma non mi pare il caso, guardi. Oh, e basta che ti ruggisco io un calcio in culo. Porco canaglia. Si arrende 5 secondi. Usi la sua granata. Gliela volevo ritornare, non mi piace chi inquina. Ed era l'ultimo giorno sulla terra per Kraven. Finalmente aveva realizzato il suo desiderio. Mio Dio. Beh, il binomio Harry più Venom è stato decisamente molto più forte. No, ma perché te la prendete con i poveri schermi LCD che non hanno mai fatto del male a nessuno? Ok. Brutto modo di andarsene comunque, eh. Ciao Kraven, salutami l'aldilà. Accetterà la sua morte, la sua fine? Sei contento? Ti ringrazio. Ma figurati, ci sono problemi. Ciao Opam, in effetti, porta pazienza. Poi non so perché lui stacca solo le teste. Ah, miseriazia. Ha l'anima della lingua in bocca. Com'era? Grazie, grazie. Dalla litata ho capito tutto. Oh, oh, Harry! Ti sei reso conto di avere le mani sporche del sangue di qualcuno? Che vabbè, ho massacrato 3/4 della Oscorp. Non ci siamo capiti? Almeno non ha ucciso gli scienziati, ma solo le guardie. Già. Una bella giornata per New York. Ribadisco, io evacuerei la città a prescindere ormai. Peter? Yuhu. Ah no, ancora bene. Ah, è vero. Madre, deceduta così giovane. Mamma. Io non... Giuro, non volevo massacrare quelle 841 persone. Che cosa ho fatto? Tranquillo, tesoro. No, hai Venom. Hai finalmente il potere di fare ciò che hai sempre desiderato. Giocare con la console tutto il giorno. Il mondo. Come? Infettandolo. Che te lo mostri. E tu infetti tutti con Venom, tutti sono curati automaticamente. Schiavi di Venom, ma tecnicamente... Oh. Ah. Questo non dovrebbe accadere? Oh wow! Dimmi che è tutto nella tua testa. Caccia la miseria. Cade! L'unico albero che c'era praticamente. Sì, è chiaramente tutto nella nostra testa. Perché se si diffondesse in questo modo sarebbe la fine del pianeta, in men che non si dica. Mio Dio. Oh no. Harry, ne sei convinto? Sì, siamo passati da aiutiamo le persone a... Sì, tecnicamente le aiuti. Però il... Wow, il costo sarebbe giusto un attimino... Noi cureremo tutti. Eccessivo. Che la vita del parassita è facile però, eh. Porca miseria, nessuna preoccupazione. Ok, io la butto là, c'è bisogno di... Di Peter? Pietro? Pietro, vieni a darci una mano, con un secondo. Caccia la miseria. Lasciateci in pace, trofeo guadagnato. E sti cacchi. La tuta di Iron Man a quanto pare non è bastata. Ah. Che cosa hai fatto? Quando diventi più grande te lo spiego. Harry ha superato quella linea di confine. Ora come faccio a trovarti? A seguire la scia di morti. È anche grosso, voglio dire, ci vuole non notarlo. E questo? Badger e IMF emettono un segnale. Ok.
quindi lo possiamo rintracciare se ce l'ha ancora addosso. Se Harry ha ancora con sé il tesserino, posso usare il satellite Oscorp per trovarlo. Non funziona così! Una tessera RFID non emette segnali o corrente? Praticamente quando viene posizionata vicino a un dispositivo che emette un campo elettromagnetico sufficiente ad alimentarla, allora emette un leggerissimo segnale che però percorre una distanza di qualche centimetro, figlioli, non chilometri di certo. Fa che abbia il tesserino. Ok, dobbiamo andare in quella direzione, vai. Quella parte è il segnale più intenso. Andiamo. Oh wow, finalmente almeno è sorto il sole e non ne potevo più della notte perenne, dannazione. Ah, Peter, evitiamo di schiantarci. Harry deve averlo ancora con sé. Ok. Vabbè che ormai abbiamo visto di tutto dal punto di vista tecnologico all'interno di questo gioco. Sono stato pessimo con Harry quando avevo la tuta. Ma mica è colpa tua. Devo trovarlo, scusarmi con lui e cercare di convincerlo. Ok, vai che ci siamo quasi. Soccorsi in arrivo, resisti. Ti toglieremo questo coso e aiuterò tuo padre, il dottor Connors, a rimetterti in sesto. Sarà dura, dobbiamo separare la tuta da lui e sperare che effettivamente suo padre riesca a trovare una cura dopo che ha fallito per anni. Il segnale si è fermato. Aspettami. Dai, vediamo, ciccio. Di restringere la sua posizione. Oh! Deve essere sotto quel cavalcavia. Ok, non è che ci sta tirando in trappola, vero? Anche perché già Venom è abbastanza intelligente e furbacchione di suo. Salve! Cosa sta accadendo qui? Che cos'è questa roba? Secondo te? Tentacoli di Venom, sei... ciccio. Sei lì? Cavolo, solo il tesserino. Ma magari è ancora qui nei paraggi. A me darà retta. Deve ascoltarmi. No, ci ha chiaramente attirati in trappola. Voleva che venissimo qui. Sì, eccoti qui. Maronne. Harry, sono io. Che combini, ciccio? Ehi, Harry. Senti. Che sta facendo? Un nido? Faremo una cura insieme. Gesù. Quello non è lui. Chiaramente quello non è lui. È troppo piccolo per essere lui. Venom è diventato uber grande da quando ha posseduto definitivamente il corpo di Harry. Peter? Questa è una trappola. Salve. Harry? Ah! Salve signorina. Oh no. Oh no. Sta già cominciando a possedere le genti. Come, porca miseria? Ah, la mia tuta di Iron Man si sta rigando tantissimo. Oh wow. Qui tantissima. Oh no, ne ha fatti tanti. Ancora. Ok, questa come la risolviamo? Aspetta. Ha trasformato queste persone in simbionti. Già. È orribile, come faccio a fermarli senza fargli del male? Ok, questo l'ho molto molto fermato. No, 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 stai buono, stai buono. Diciamo che gli dobbiamo fare abbastanza male. Ma lo facciamo per loro. Ragazzi, lo faccio per voi. Aspetta un attimo, andiamo di utilizzare tutti i nostri poteri. Miles, ci sono problemi con Harry. Ha di nuovo la tuta, non è più lui. Sta trasformando le persone in simbionti. Oh wow, ha funzionato come l'ho previsto, aspetta. Ma è come prendere a pugni la melassa. Serve un modo più efficace per rimuoverli dalle persone. Chiamami. Ok, ho dato un po' di 220. La corrente elettrica non gli piace più tanto. Una persona. Ma sono troppo veloce. Oh, un attimo. Ma mi avete bloccato in un angolino, ma non vale. Miseria, non ho più anche l'abilità Venom. Io rivolgo l'abilità Venom, mi piacevano l'abilità Venom. Ok, devo ripristinare la mia barretta della vita. Oh, qua siamo nella M più totale. Ah, sono tanti, sono un sacco. Aspetta, no, non... Sì, sto cercando di attivare i cosi. Ok. Dobbiamo ridurre il loro numero più rapidamente possibile. No. Aia! Ma che cocchio, mi volete lasciare stare un secondo? Oh, maronne. Usa tutto. Vai! Ok, dimmi che li ho danneggiati abbastanza. No, questo è ancora troppo in vita per quello che mi riguarda. Attacca. Ok. Ah, quanto sono resistenti. Signora, tutto bene? Si sente bene. Deve fare sesso protetto, signora. Miles, mi serve aiuto. Ho letto i messaggi. Scusa, stavo cercando mia madre. Hai saputo che Kraven è morto? Ma va? Cosa? Non ne sapevo niente. No. Come sarà potuto accadere, in effetti? Ci siamo liberati di un problema, ma ora sono tutti gli altri. Credi fosse Harry? Forse. Probabile. Dobbiamo fermarlo. Va bene, ho un'idea. Mentre eri sotto il suo controllo, alcuni suoni ti indebolivano. La campana? Ma non possiamo portarla in giro. No, ma ho un'app per mixare sul telefono.
Una volta riprodotte le armoniche della campana, potremo usarle contro Harry e i suoi. Grande, sono felice che tu abbia scelto ingegneria musicale. Magari dillo anche alla commissione che valuta l'accesso al college. In effetti, non ha tutti i torti. Finalmente, io e tua madre ti stavamo cercando. E io credevo faceste cose. Ti ho mandato un messaggio. Beh, qui non è arrivato nulla, visto che eravamo nella metro a cercarti. Per fortuna stai bene. Accompagno tua madre a casa, ci raggiungi. Devo sbrigare una faccenda ora, ma farò il prima possibile. Che giornatina, figlioli. E pensavamo che Craven sarebbe stato il problema, ma anche no. Ok, eccoci arrivati al porto. Sempre al porto. Nel frattempo, va bene. Venom è stato anche qua, occhio. Devo ciccio ricreare il suono della campana di Craven. Che suoni potrei trovare qui intorno? Ok, possiamo scansionare gli oggetti. Un salvino, c'è una campana. Perfetto. Ricorda la campana di Craven, ma è minuscola al confronto. L'eco è intensa. Potrebbe tornare utile. Come porto la campana in quell'hangar? Come porto la campana in quell'hangar? Non lo so, è una barca, avrà un motore, porca la miseria. Quello che mi spaventa più che altro è lo schifo che ci atterra. E no, questo non promette bene. Allora, vediamo un po'. Ah, eccolo qua, da dove proveniva il segnale. Forse quel container, se cade, dovrebbe risuonare a punti. Sì. Com'era? Registrato. Perfetto. No. Che succede? Da dove? Come bastardi, statemi lontani, sono un minorenne, ne abbiamo già parlato. Ok, cerchiamo di colpirli dalla... Ah! Vuol dire distante di sicurezza? Ok, li ho stunnati temporaneamente. Perfetto. Scusa se ti ho colpito. Ora resta giù finché non ho finito. Miles. Usa tutte le tue abilità, tutti i poteri, tutte cose. Ok. Forse non sei un altro, non ne sono completamente sicuro. No, lo stesso, vieni. Aspetta. No, non era quello che volevo fare. Wow! Che stunnata che gli abbiamo tirato. Blocca lì, signora, per favore, mi sia lontano. Sono proprio tosti. Ah. Oh, wow. Miles, c'è della gente lì dentro. Ah, posto, non importa, va bene così. Non mi potete denunciare. Sono minorenne. Prima che ne arrivino altri. Perfetto, eccomi a bordo. Vediamo di far partire il motore. E vado anche te. Dimmi che era cosa giusta da fare. Maronne, è partito via tutta birra. Ottimo. Vai. Super eco, preso. A posto? Ci siamo. Ora mi serve un suono a bassa frequenza. Un suono pulsante. Qualcosa tipo... Un elicottero, per davvero. Le pale di un elicottero. E come lo raggiungiamo, ciccio? Andiamo lassù. E vediamo se riusciamo a raggiungerlo in qualche modo, se mi ci avvicino. Abbastanza, dovremmo essere a posto. Vai, ciccio. Ok, agganciati. Perfetto. Devo avvicinarmi al rotore. Ovviamente. È abbastanza vicino? Ora sono ancora più vicino di prima. Più di così lo eviterei. Preso. No. Che era? Eccone altri. Ma siete scemi. Aiù. Senti, mi abbattono l'elicottero. Escono dai fottuti porti. Buttali in acqua, buttali in acqua. Mi ricordo bene come si comporta con l'acqua. Un voto di memoria. Spider-Man, i simbionti mi hanno seguito fino a Uptown. Mi serve aiuto. Hai tutti i suoni? Sì, devo solo trovare il modo di usarli come arma. Avrei un'idea, ti raggiungo. Accetto i consigli, aspetta. Bastardo. E che cocchio. Ok, vediamo di andare dall'altra parte. O fra un decennio siamo ancora qua. Salve signore, che fa di bello? Aspetta. Cookie tutta la 220. Ti scegno io per peggiare i minorenni. E che cocchio. Oh, che fai? Spapputano anche questi. Ah, che schifo. Mi sgattarono addosso. Aspetta. Miles, quando sono in aria dovresti raggiungerli per legnarli. Oh, sono molti di più. Oh, sono tanti. Aiutatemi a dire. Tanti. Sì. Più. E basta. E no. E no. Dovrei fare attacchi più ad aria probabilmente. Oh yeah. Quanto odio quando si mettono in alto. Ci hai provato? Ci hai provato, bastardone? Occhio. Avete rotto le balle. Ma ti vengo io a sgattarare addosso. Urca miseria. Ok, stunniamoli anche con le abilità, perché sennò fra un decennio siamo ancora qui. Vai. Aspetta, incollalo male, andare a legnarlo. È una questione di principio a questo punto. Posto? Piccica. Vai, indietro. Mi state facendo venire l'ansia. Riusciamo a buttarlo in acqua per davvero? Direi di sì. Forza, Pete! Dove sei? Non è che la signora mi affoga dopo, vero? Grazie, ciccio, alleluia, eh. Eccomi, ti mancavo? No. Un pochettino. Volemo se bene. Simpatico. Trasferisco questi suoni. Spero solo che... Oh oh. Più avanti. Più veloce. Vai. Che faccio?
L'impatto esplosivo è stato potenziato e sostituito dall'esplosione sonica. Usala contro i simbionti per renderli vulnerabili per un breve periodo. Ah, è un nuovo gadget in basso a destra, adesso l'ho visto. Vai. Ok. Funziona molto ma molto bene. Ok, aspetta, aspetta, più legnate, more legnate. Ehi, certo. Avete rotto le balle? Ok, dimmi che ne ho appiccicati un paio a parete, che non sarebbe poi così tanto male. Lo rivoglio di nuovo, grazie. Ok, ci mette qualche secondo ad attivarsi. Non ha un'area gigantesca, ma questo passa con vento e quindi ci dobbiamo accontentare. Uilala. Adesso ho notato che hanno colori differenti a seconda delle loro abilità. Aspetta. Stendine un altro, stendine un altro, stendine un altro per il secondo. Caccia la miseria, vai, 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 vai. Ammetto, i mini simbionti non li volevo vedere. Però non ho mai, magari. Oh, ok, in due siamo più veloci e efficienti. È fatta. Ho avvisato i soccorsi. Penseranno loro a questa gente. Ottima idea. La metro è un casino. Genki, che succede? C'è della melma sui finestrini. Genki. Frederick Douglas Circle. C'è un mucchio di gente. Genki, arriviamo. Ok, vieni qui, amico. Ti voglio bene. Che sta accadendo? Oddio, altri simbionti stanno facendo nella metro? Perché Harry sta creando questi cosi? Non credo sia opera di Harry. Almeno non dell'Harry che conosco. Chi allora? Il simbionte? Sì, non sono un esperto, ma credo stia provando a mettere su casa. Che bello! Proprio qua c'è un intero cocchio di mondo, te devi rompere i maroni proprio qua. Ma porca la miseria. Oh no, sì, è proprio lui. Harry, Harry. No, no, non si può fare queste cose alle signore. È un reato abbastanza grave. Harry. Quello è Harry. Già. Un po' cresciutello, in effetti. Gli steroidi e le droghe. Gli Osborne si trattano con la roba buona. Wow, 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 wow. Buongiorno anche a te. Dov'è finito? Come facciamo a affrontarlo? Oh no. Lo troveremo. Adesso salviamo tua madre e Genki. E voi la fate facile. Aspetta, com'era? Così? Attenzione! Tu non eri per niente come Harry quando indossavi la tuta. Col tempo avrei assunto anch'io quell'aspetto se non mi avessi salvato. Presto, raggiungiamoli. Ok, ma prima ripuliamo la zona. Oh, Miles sta facendo una strage una volta tanto. Non pensarci. Stendiamo quei cosi, poi ci faremo strada all'interno. Bellissimi gli effetti di luce, peraltro. Ok, più colpi, più legnate. Oh, e basta. A posto. C'è qualcun altro? Che facciamo? Entriamo? Non potrebbe mai andare storto. Oh, buongiorno. Sei tu? Sì. Non si aprono. Dobbiamo rimuovere i tentacoli. Dovete sbrigarvi. Dimmi qualcosa che non so, donna. Tentacoli sono vivi e connessi. Deve esserci un ganglio centrale. Bingo! Ok. Diamogli ai nervi. Ah, dobbiamo lanciargli contro l'esplosione sonica, tipo così. Wow! Si sta ritirando! Non gli piace? Sto ancora cercando di entrare nei treni. Deve esserci un altro ganglio nervoso vicino. Oh wow, ce ne sono tanti qua. È troppo grosso per una sola esplosione sonica. Possiamo concatenarle? Sì, ma ci vorrà un po' per sincronizzarle. Non vedo per quale motivo ci voglia tanto tempo. Oddio, quelle povere persone. Ok, cosa potrebbe mai andare storto? Vai, Peter. Oh, oh. Ehi, hai sentito? Quanto sì, robe brutte. Un minuto? Forse un po' di più? Ok, dobbiamo resistere per ben 2 minuti. E in alto c'è l'indicatore dell'integrità. Oh, no. Oh, no, 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 no. Che tu non tocchi. Ok, dobbiamo colpirli con le nostre armi più potenti. No! Pezzenti maledetti. E quanti? E poni un attimino. Ok, facciamoli schiantare tra di loro. Forse qualcosa otteniamo. Abbiamo già perso il 6% di integrità. No. Caccia la miseria. Basta, figlioli. Attaccali con questo. Ok, ottimo. Ok, 1 minuto e 27 secondi. Guarda quanti. Guarda quanti. Che cocchio. Ok, uso il resto dei gadget. Perfetto. Riusciamo a mantenerli in aria. Praticamente fatta. Grazie Miles dell'aiutino. Ah, posto? No, 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 no. Utilizziamo tutti gli attacchi speciali. Quant'è? 93% ancora. Ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo. Non ce la faremo mai, moriremo tutti fra 3 circonferenze. Ok, ha appiccicato male. Ci sparano roba contro. Lo so. Succede anche nei migliori famiglie, Ciccio, non so cosa dirti. Attaccando tutti gli attacchi speciali. Ok, aspetta. Com'è? 87%. Porca miseria. Oh, mi tirano gli schifi. Aspetta, casino. Dobbiamo mai. Riesci a sentire? Resisti, vediamo. Lo potete fare.
Certo, voi la fate facile? Siete al sicuro, beh, tra virgolette al sicuro, insomma ci siete capiti? Usa tutto, Pete, usa tutto. Occhio, 20 secondi. Ah, che cacchio. Ok. Avevi fatto abbastanza danni? Casino. Oh, curati. È ancora l'87%, non è male, non è male. No, non ricordo c'è il gadget. 6 secondi. Wow. Morisci adesso, non morisci adesso, Peter. Resisti ancora un attimo. Esplosione sonica. Vai, vai, curati. Oh, porco canaglia. Ma siete scemi nel cervello. Andiamo da tua madre, Genki. Oh, ho temuto il peggio, vi giuro, pensavo di non farcela a un certo momento. Salve. Madre, la libero io, non si preoccupi. Spider-Man. Se dicevi Miles ti picchiavo, donna. Stai bene? Che è successo? Ho fatto come te. Ho ignorato ciò che non mi serve. L'hanno presa abbastanza tranquillamente. Piano. Mamma mi ha toccato il culo. Pensavo di morire. Mi è passata tutta la vita davanti agli occhi. Tutto ok. Lo vedo un po' sconvolto, povero Genki. Non è abituato a tutta st'ansia. Quella volta che siamo andati al minigolf e ho vinto facendo buca in uno, ho parato. Ho buttato in buca la pallina mentre non guardavi. Bastardo. A 8 anni. A dire il vero, non mi sono mai piaciuti i pallini che mi davi in cambio del banchan di mia madre, ma ti piaceva tanto e quindi e mi vedo con una ragazza, Andy, una grande, e mi spiace, ma un'idea per un sequel di Speed, no? La gole... Andy di chimica. Gran bella tipa. Però stai calmo, davvero, mi hai messo ansia, Ciccio. Grazie mille, bello. Senti, scusa se sono sparito. Troverò il tempo per vederci, lo giuro. Sta attento. Non fare promesse che non puoi mantenere. Andy, torniamo a casa, ti preparo qualcosa per cena. Sì, a Genki basta dargli da mangiare ed è contento lui. Adesso troviamo Ellie. Ok, ma non possiamo andare avanti in questo modo, figlioli. Io vado in centro. Io uptown. Io vado a buttani, ma vabbè, dettagli. Intanto che cerco Harry, posso occuparmi di un paio di altre cose. Ok, abbiamo level upato, mi consolo. In effetti volevo completare la serie di quest di dove cocchio è finito. E io sta zona l'ho ripulita completamente. Ok, i cristalli del signor Marco. Ce ne mancano ancora 4. Non so se sono tutti segnati sulla... mappa per dover di cronaca. Sta anche piovendo di brutto, neanche a farlo apposta. Mi si rovina tutto. Signor il costume. Oswald, tutto bene? Sono preoccupato per Harry. Ma no. Non so con gli altri parlare. Ultimamente non è più lui. Ma non è vero. Ed è tutta colpa mia. Anche mia. Harry mi ha parlato delle sue cure. Avevo notato qualcosa di strano, ma ero troppo felice di rivederlo. Dovevo dirglielo anch'io. Non è troppo tardi. L'avviserò appena lo sento, signor Osborne. Ok. Ti ringrazio, Peter. Sì, ma lei la smette di trafficare con alieni e robe varie. Lei è chiaramente un problema, porca la miseria. Siete! Alla fine, Osborne è la causa della maggior parte dei problemi in città. Della serie, l'ex Luthor è niente in confronto, porca la miseria. Vado anche te. Ah, ok, dobbiamo eliminare tutti. Però sì, forse avrei fatto bene ad affrontare queste missioni. Quando avevo ancora il caro... Ah, buon Venom con me. Ero decisamente... Facciello più potente. Scusate, ma posso riavere indietro i punti che avevo speso per l'abilità Venom? E ora chi me li ridai dietro? Io l'avevo più potente, mi pare che buono. Hai un po' le balle, Ciccio. Ehi, lala. Ok, resta ancora uno laggiù. Si è preso le 2 avventi da solo, l'idiota. Ah, tutto è bene quel che finisce bene. Prendiamo la regolare programmazione. Ma basta! Perché di farte battute? Inizio a urlare. Perdo il controllo. Se ti hanno fatto qualcosa io... No, la bambina sta bene. Sappia che sta per prendere il controllo. Quella è la cocaina. Poi mi lanciano contro una sostanza chimica. Anche quella era cocaina. Non so cosa sia, ma cerco di restare sveglio. Quella è la droga per lo stupro. Mi perdo. Tutto diventa nero. No, quello è un omaccione super dotato invece. Roba forte per sedare Sandman. Ma cos'è successo a Kimia? In realtà non penso che gli abbiano toccato la figlia. Non ce li vedo. Cioè spero quantomeno che abbiano un codice morale per quanto riguarda almeno i bambini. Non toccate i pampini, bastardi. Vabbè che stavano per far fuori Miles, eh. Che tecnicamente si classifica ancora come pampino. Il problema è che alcuni cristalli non so dove si trovino. Ah, che rottura di scatole. È un po' che non vedo Sabietta in mezzo ai tetti. Dovrò farmi i peggio giri della città e assicurarmi di non aver lasciato indietro troppe scorte. Che c'è? Ehi, signor Parker. Dica. Ti stavi occupando di quel punto del fuoco, vero? Già. Seguaci della fiamma. Sì.
so, ho diverse segnalazioni sui social che dicono di averli visti su un tetto di Brooklyn. Ti mando tutti i dettagli. Vado a controllare. Grazie. Oh, Pietro. Grazie Ciccio. Possiamo completare anche quella quest? Sta per cominciare. Dobbiamo capire di cosa si tratti in effetti. Se completiamo quella missione sicuramente otterremo un bel boost di esperienza e tutte cose. Simbionti, devo proteggere quelle persone. Come simbionti? Anche qua? Ma mi prendi in giro? Oh no. Guardali! Escono dalle fottute... Non lo so da dove cavolo uscite, ragazzi. Bani. Okay, legniamoli tutti, legniamoli tutti. Perfetto. Siamo qua, dovrò usare veramente tutte le mie abilità. Questa volta siamo da soli. Prima avevamo... Dove sono finito? Dicevo, avevamo Miles! Che li teneva distratti. Non so cosa stia accadendo. Peter. Grazie, mi dovevi uscire da lì perché non capivo una grandissima ciola di niente. Perfetto. Signore, che piacere incontrarla. Venga a giocare con lo zio Peter. E dovremmo averla di foto praticamente. Perfetto, è stato più semplice del previsto. Ah, posto, arrivederci. Mi stai puntando telecamera? Ho risolto tutto io. Ah, devo anche aiutare le persone. Ma ti pare il caso? Ma ti alzi da solo? Non mi pagano abbastanza per fare questo lavoro? Porca miseria, almeno il trasporto. Sono diventato l'Uber dei new yorkesi. Ora posso lasciarti in ottime mani. Grazie, Spider-Man. Non la vedo messo bene, signore, Mi raccomando, gli conti tutti i tentacoli. Ah, a posto. Posso tornare da Marco? Grazie, Yay! Level up! È tornato a casa. Tanto vale controllare. Non ne sarei così pienamente convinto. Allora. Prendiamo Spider-Man! Che voi che c'entrate? No, che ci fate voi qui? Dovevo affrontare tizi fatti di sabbia. Non degli idioti. Vi spiegherò come spargere sabbia ovunque. Vabbè, ma si sono fuse le due cose? Ma mi prendete in giro? Ok, questa me la dovete spiegare. Ti sei buggato, ti sei drogato. Non mi pare il caso di farmi questi casini. Ok, per un secondo. Gadget, Peter, bravo. Usa tutto contro di loro. No, resta lì, Ciccio. Perfetto. Uy! Ci hai provato, fetentone. E addio. Dimmi che l'ultimo, ti prego. Oh, non ho capito bene cosa sia accaduto. Ora il cristallo di sabbia è mio. Il mio tesoro. Vabbè, il mio cristallo, insomma. Oh, ho trovato la testa. Mi sveglio in un sotterraneo. Intorno a me solo celle vuote. Ma stai bene? Marco deve essersi sentito impotente. In trappola. Senza notizie su sua figlia. Oh, non gli si raddrizzava la sabbia, poretto. Ci credo che era impotente. Ma sono parti di una statua vera e propria? Perché questa è chiaramente una testa. Ah, una statua che si è rotta probabilmente. In mille pezzi, un po' come la sua psiche. Ah, avrebbe improvvisamente tutto senso. Cioè no, non ha il benché minimo senso. Ma secondo le logiche dei videogiochi e via dicendo, fumetti e tutte cose, ha molto ma molto senso. Adesso abbiamo anche i nidi di simbionte. Oh wow. Questi sono una meccanica nuova in effetti. Cos'è sta roba? Sono letteralmente dovunque all'interno della mappa. Oh, non promette bene. A sto punto, visto che i poteri di Venom non ce li ho più, porcaccia la miseria, potenziamo la spider scossa con sovraccarico. La spider scossa scatena un sovraccarico di elettricità che si trasferisce ad altri nemici, accelera la ricarica della spider raffica. Mica mi dispiace. E come per magia abbiamo finito tutti i punti abilità, sono povero di nuovo. Guarda chi c'è qui, vieni dallo zio Peter e abbiamo ottenuto Spider Ham. No, ci credo mai nella vita. Una cassa da quanto tempo? E all'interno c'erano 24 componenti tecnologici. La poracitudine over 9000. Allora, neanche a farlo apposta, siamo in parte a una base dei cacciatori. Vabbè, un avamposto di quelli più piccini picciò. Vediamo un po' se riusciamo a ripulire la situazione facilmente. La vedo difficile. Salve signore, che fa la penichella? Ma Kraven è morto, che cocchio state a fare ancora qua? Scusate, ha realizzato il suo obiettivo. Dovreste anche levare le tende fino a prova contraria. Perfetto, ne abbiamo uno sicuro. Facciamo attenzione perché non c'ho voglia che chiamino rinforzi. Aspetta che saccagniamo uno. E l'altra tizia. E poi risparisco. Via. Oh, qualcuno ha visto cose. Aspetta che la signora ancora mi ha visto. No. No, signora. Scommetto che qui intorno ci sono informazioni interessanti. Per un secondo speravo di farla volare di sotto la bastarda. Allora, drone, che si dice in giro? Sì, ma non mettergli le mani dentro al primo appuntamento, scusa, Mi sembra anche un pochettino maleducazione. Cosa nasconde questa base? Ecco qua, perfetto. Se blocco le comunicazioni, blocco i rinforzi. E così tu fai la spola tra i vari ripari.
Ok, c'è una base quindi anche da questa parte, come potete vedere. Devo trovare la base. Continuerò a setacciare i ripari. E dopo 3 ore che girava come un pirla per la città, trovava la sabbietta. Alleluia. Dietro di sé. Già. Oh, siamo in parte all'acqua. Scusate, mi dovrebbe dare un super vantaggio tattico. Salve signori. Anche voi qua. Che piacere rincontrarvi. Cerchiamo di eliminarvi facilmente. Però si riputa con la puntanella. In teoria. Olè. Non è quello che volevo fare, ma lo accetto molto facilmente. Bani. Oggetto. Sì, a loro i cristalli piacciono un sacco. Sti drogati di M. E spadoinkete. Wow. Ok, ne ho presi un sacco. Detto che sono male, ma ci siamo capiti? Ok, credo che ne resti solo un paio. E il gioco è fatto. Te c'hai la sorella un po' sabbiosa. Cioè, un po' secchetta è anche là sotto, non te lo voglio dire, ma mando vai. Se un calcio di Peter in faccia non ce l'hai. A posto, guarda, siamo anche in parte al cristallo. Cosa vuoi di più dalla vita? Questo dovrebbe essere tipo il penultimo, divinity. Oh. Dicono che il loro capo vuole incontrarmi. È un onore. A presto. Non posso aspettare. Vai via prima, fuggi, sei sabbia. Mi dispiace infrangere la promessa, che io, ma farò a pezzi la città. Ma perché? Ma che senso ha? Ma non ha senso. Raven facesse del male a sua figlia e ha perso la testa. Sì, ma cosa ottieni distruggendo la città? Ma vabbè, lasciamo stare che è meglio. Ho capito che sta gente è fuori di testa e tutte cose. Sì, e diciamo che è un po' un attenuante per i suoi crimini. Devo scoprire se sta bene. Forse ci sono altri cristalli dove è iniziato tutto. Ok. Ah, stavo andando in direzione opposta. Ovviamente. Allora, dammi solo mezzo secondo che c'è la classica chest da aprire. Ti prego, dammi cose utili. Papino vuole potenziarsi. Grazie, molto gentile. Ah, meglio che nulla. Mi sa che ormai non mi servono più nulla questi componenti tecnologici, perché non mi sono poi stati tanto richiesti. Irokesi, sta diluviando. Non ho visto un cretino con un ombrello. Non dico altro. Devo fare una fotografia qua? Ma no, c'è qualcuno che ha fatto un incidente. Idioti. Guarda come hai ridotto la bicicletta. Ah, posto. Dica. In questa città sono tutti pronti a lamentarsi quando vengono commessi degli sbagli, ma nessuno è disposto ad ammettere i propri. Da scrittore non posso che apprezzare l'ironia. Ah, tutto qua. Ok, grazie delle preziose informazioni. E quando non c'è il teletrasporto, tu cosa fai? Vai sotto il ponte e cerchi di arrivare velocemente dall'altra parte. Ok, vedo la zona. Oh wow, c'è un sacco di sabbia, ma mi sa che è solamente una spiaggia standard. E oh wow, wow, aspetta. Un altro cristallo. Dammi un secondo. Ma niente sgherri di sabbia. Aspetta, ci sono 2 spider bot da queste parti. Ok, non ero mai stato in questa zona. Ottimo, abbiamo ottenuto. Non so cosa sia. Non ho la più pallida idea di che cosa sia. Strano, mi sembrava di ricevere 2 segnali. Oh wow, è una delle mani di Marco questa. Ma mi prendi in giro? Dicono dalla regia che devo fargli una foto. Soggetto troppo vicino. Aspetta. A posto, dite cheese? Sì, questo sicuramente gli piacerà. È ancora integra. Guarda dov'è finita. Ho proprio detto. Per i New Yorkesi il divertimento è sempre a portata di mano. Giuro che non volevo fare una battuta. Oh beh, a sto punto spendiamo anche l'ultimo punto con Spider Frusta elettrizzante. La Spider Frusta assordisce con un impulso elettrico i nemici entro l'area ad effetto. Ok, più potente di così si muore. Allora, palpeggiamo il cristallo e prepariamoci. Vai. Aspetta, non ho dovuto combattere nessuno? Questa è stata strana. Che accade? Buon salve. Sono accadute cose. Cos'è? Dove sei? Insieme di pensieri? Di... Cosa sta accadendo? Ma dove sei? Guardi, sua figlia non è qua. Siamo dentro la sua psiche, buon uomo. Devo solo sapere che stai bene. E olè, a posto. Quegli spuntoni giganti. Al centro c'è il cristallo. Oh no. Lo sappiamo tutti che sto per combattere. È una boss battle finale. E wiii. Sta crollando. Bene così. Il suo subconscio inizia a reagire. Ok, il problema è che dobbiamo far fuori l'allegra banda degli omini di sabbia. Per la mia grandissima gioia di nuovo. Ok, immagino che questa volta saranno veramente un sacco. Non so neanche se posso provare a tirar cose. Vai, 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 vai. E... olle. Ok, li posso indebolire a sufficienza. Vai, 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 veloce, 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 veloce. E olle. Non te lo devo colpire. Aspetta, au. Ma avete fatto un attimino male. Ok, ridiminuiamo il loro numero. Oh, wow. Ma posso
attaccare anch'io, in effetti. Aspetta. Vai. Ok. Anche questa è fatta. Me la sono semplificata un sacco, mi sa, figlioli. Questo è l'ultimo? Apriti, sesamo. Oh, Gala, catchimo il proprio. Ci ho provato davvero. Spero solo che non ti trovi. Che tu sia al sicuro da tua madre. Ti voglio un bene infinito, mia. Oh, piccolo sterino sabbioso. Staremo di nuovo insieme. Lo so. Prima che esci dal raft, però. Ah, che casino. Non possiamo mandarlo su un'isola deserta, scusate. Tanto c'è già la sabbietta, lì non fa del male a nessuno. È circondata dall'acqua, a lui l'acqua non piace. Finalmente rispondi. La mia fonte a raft ha detto che Marco continua a ripetere un indirizzo nel Queens. Te lo sto inviando, vale la pena controllare. Già. Forse Kimia è da lei. Grazie, MJ. Puoi mettermi in contatto con Marco al raft? Vedo cosa riesco a fare. Pronta? Ok, è tutto pronto. Attivo la linea. Spider-Man. Dica. Scusa per il disastro. Grazie. Mi hai aiutato a ritrovare la lucidità. Mi dispiace non averti ascoltato. Non conoscevo l'uomo dietro la sabbia. Ma credo che Kimia sia da sua madre ora. Sto andando lì. Se è lì, puoi farmi un favore? Dalle quei cristalli. Un ricordo di me. Certo. Abbi cura di te, Flint. Ma pover'uomo. Una famiglia distrutta. Tutto perché Kraven doveva trovare qualcuno che lo ammazzasse. Ah, ha fatto un sacco di danni e ha coinvolto tanti cattivoni che finalmente sembravano essere ritornati sulla retta via. Ho visto cose brutte. Oh, miseria. Cosa sono quei cosi rossi? Sono i nidi dei simbionti? Guarda quanto sono grossi! Ah sì, per la mia grandissima gioia, il viaggio veloce è disabilitato perché per lui siamo in missione. Sviluppatori! Acceffoni ogni tanto però, eh! Non per dire. Da queste parti ci dovrebbe essere la casa della zia May? Facciamo un salto dalla Maria Giovanna? È un po' che non la vediamo, l'ultima volta ci siamo detti cose un po' cattive. Porco canaglia, guarda quanto è grosso! Cioè, la ragazzina ci vive in parte! Letteralmente ci viverà a 200 metri. Oh, porca boiazza. È dietro casa proprio. Ok, contenti voi. Io avrei evacuato la città. La butto là come consiglio, ma ormai i newyorkesi sono abituati a tutto. Salve. Le ho portato la figure limited edition di suo padre. Ah. Fatta con i cristalli della sua memoria. Piccola stellina che crescerà tendenzialmente senza babbo. Chi è? Testimoni di Lon, madre. Ci hanno lasciato una statua strana. La butto via nel cestino, puzza. Sta bene. Ma vorrei fare di più. Cioè, ragazzi, quella potrei è la casa. Potrei chiedere ad amici avvocati di aiutare Marco con i diritti di visita. E là c'è il nido. Ok, un ottimo lavoro. Preferivo i gettoni eroi invece che i gettoni città, perché di quelli ne ho veramente tanti e non li posso neanche convertire. Ah, è stato difficile, ma ce l'ho fatta. Allora, volevo fare a sto punto la missione conclusiva di Yuri, ovvero era nel mio destino. Ferma l'ora scarlatta prima che sia troppo tardi. Yay! Buono signori, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Io ho già registrato la quest con la fiamma e vi dico solo che se c'è Venom, di solito c'è anche Carnage. E altro spoilerino, la Maria Giovanna diventa un simbionte, succede di tutto. Quindi nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti vostra nonna diventa un simbionte. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!